Allora, buono perché in casa tutto un massimo, ogni generazione andava. Immagina. Aveva ogni accelerazione un decimo. Quando mi trovo al terzo sono 4 decimi a però qui era bello. C'è un errore lì. Credo che considerando tutto è molto buono. Dai Carlo, sai questo qua. Senti, tutto sommato, due gare fotocopia per il risultato, però miglior risultato possibile per te, cioè meglio di così tu. Sempre quando faccio l'intervista io succedono sempre cose strane. No, a parte tutto, miglior risultato possibile per te, meglio di così non si può. No, non è una pista per noi facilissima, per me neanche per la Ducati. Per Biagi era la sua pista, al suo momento, l'ho sfruttato, Marco anche, hanno fatto due belle gare. Si hanno meritato anche la vittoria tutti e due, alla fine uno per uno. E noi credo che, io personalmente sono molto soddisfatto, abbiamo fatto un grande lavoro, io e tutto il team. Per noi è come una vittoria, abbiamo fatto credo il nostro massimo. C'era una limitazione grande della potenza qua, che è notevole, dove non puoi lottare contro quello, almeno io non ne ho potuto, no? Doveva frenare fortissimo a qualche punto, lasciare correre la moto, però anche loro non è che hanno andato molto forte, no? In tutti i settori e dopo fai troppo fatica a starli dietro. Alla fine ha scappato un po', la seconda gara soprattutto. Hai fatto più fatica? Un po' più fatica. Loro avevano un passo un po' superiore, scorrevano un po' meglio dalla prima gara, soprattutto la parte mixta. E io c'erano due punti che mi avvicinavo un po', però non abbastanza per ridurre quella differenza che perdeva, soprattutto sul rettilineo. Però ti dico, per noi è molto buono risultato. Gara 1 hai fatto un recupero incredibile, quasi più di 2 secondi in 3 giri, però hai pagato caro, no, questo? No, la prima gara è recuperato bene perché io da solo riuscivo a girare un po' più forte, 3-4 decimi più forte. L'unico che quando arrivava lì per passarli era impossibile, no? Le uscite delle curve scappavano un po' e se non sei proprio vicino in sella è molto difficile sorpassare. Era troppo rischio perché non ne ho visto mai abbastanza vicino da loro alla frenata per fare un sorpasso. Peccato per quello, no? Però un po' la condizione di questa pista è la condizione nostra con rispetto a loro, che siamo un po' penalizzati in potenza, però la miglior Brno possibile, però come, dai. Sì, come guida credo la nostra moto si guida molto bene, si frena bene. Ti dico, Brno per me non è stata mai una pista buonissima, fare questo risultato, anche se sì, è un po' pesante perché si avvicinano un po' al campionato, però dobbiamo accettarlo così e arriveranno altri momenti più favorevoli per noi. Grazie Carlos. A voi.